Buongiorno a tutti, siamo qui per la seconda puntata di Mentre tutto scorre, rubrica settimanale che va in onda sulla web TV della Voce di Landuria. Sono sempre in compagnia di Maria Luisa Lomartire. Buongiorno. Oggi parliamo di un caso di cui ne hanno parlato in tanti, è il caso Riace. Ora io andrò a fare, diciamo, la figura del personaggio principale, che è il sindaco della città calabrese, Domenico Lucano. Domenico Lucano, detto Mimmo, è un attivista politico italiano e sindaco di Riace, divenuto celebre in tutto il mondo per la sua gestione legata all'immigrazione nel contesto della crisi europea. Circa 450 tra rifugiati e immigrati si sono stabiliti nel piccolo villaggio ionico, accanto ai suoi 1.800 abitanti. Nel 2010 Mimmo Lucano si è posizionato terzo nella World Major, un concorso mondiale organizzato da City Major Foundation, che a cadenza biennale stila la classifica dei migliori sindaci del mondo. Inoltre compare anche al 40° posto nella lista dei leader più influenti al mondo. Tornando un po' indietro nel tempo, il 1° luglio del 1998, da libero cittadino, Mimmo Lucano, insieme ad altri riacesi, accoglie alcuni curdi che sbarcano sulle coste di Riace. L'anno successivo, nel 1999, sempre insieme ad altri riacesi, fonda l'associazione Città Futura, dedicata a Don Pino Puglisi, con l'intenzione di aprire le case ormai abbandonate di Riace Superiore, recuperando in questo modo i mestieri di una volta, orbitando intorno al concetto di ospitalità. Successivamente crea la cooperativa Il Borgo e il Cielo, per gestire i nuovi laboratori di tessitura, ceramica, vetro e confetture. La cooperativa in questione è formata da 10 persone, tra cui due immigrati. Ora vi leggerò i riconoscimenti che sono stati assegnati a Mimmo Lucano nel corso di questi anni. Partiamo da due premi nel 2006. Uno è il premio in ricordo di Tom Benettollo e il secondo il premio sostenibilità ambientale della provincia di Roma. Come detto prima, nel 2010 terzo al premio World Major, che è dei migliori sindaci al mondo. Nel 2016 quarantesimo nella lista Fortune dei leader più influenti al mondo. E l'anno scorso, 2017, premio per la pace Dresda. In conclusione, arriviamo a dire: nel 2010 il regista Wim Wenders realizza il cortometraggio Il Volo, in cui il sindaco viene interpretato da Ben Gazzara.
Nel 2016 il documentario Un paese di Calabria descrive il paese di Riace e il suo progetto di accoglienza direttamente dalla viva voce del sindaco Lucano e di alcuni suoi concittadini. Un'ultima cosa, prima di passare alla vicenda giudiziaria di cui vi parlerà Maria Luisa, nel 2017 Pico Media, Ibla Film e Rai Fiction hanno realizzato la miniserie Tutto il mondo è paese, ispirata alla storia di Riace e di Mimmo Lucano, in questo caso interpretato da Beppe Fiorello. Scusate. Tuttavia, in attesa delle decisioni della magistratura, la RAI ha deciso di sospendere la messa in onda della fiction inizialmente prevista per la stagione televisiva 2018-2019. Ora, come detto, dopo l'analisi della figura di Mimmo Lucano, passiamo la parola a Maria Luisa per le questioni più puramente giudiziarie. Prego. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Come tutti sappiamo, i giornali e i telegiornali hanno parlato a lungo, dell'arresto di Domenico Lucano, detto Mimmo, come appunto dicevi. Eravamo i primi giorni di ottobre, quindi dello scorso mese, quando arriva Domenico Lucano. Gli arresti vengono, insomma, consegnati gli arresti domiciliari. Di una lunga serie di indagini portate avanti dal GIP del Tribunale di Locri, quindi una custodia cautelare. Le accuse per Domenico Lucano sono di favoreggiamento all'immigrazione, delle intercettazioni telefoniche riescono a scoprire che Mimmo Lucano, come lui stesso diceva, no? Aggirava la Sì. legge, quindi lui la chiamava la legge beffarda, per riuscire a mantenere molte immigrate che non riuscivano ad ottenere il permesso di soggiorno, quindi favorendo matrimoni di Attraverso anche matrimoni combinati, dice. convenienza tra cittadini del posto e appunto le straniere. Un'altra accusa è l'abuso d'ufficio, il favoreggiamento appunto dell'immigrazione e anche l'illecito negli affidamenti dei servizi della differenziata. L'operazione si chiama Xenia ed è coinvolta anche la compagna etiope del sindaco. Dapprima è stato appunto. Gli sono stati ordinati gli arresti domiciliari. In un secondo momento, invece, gli sono stati revocati, gli è stata revocata la custodia cautelare, gli arresti, ma è stato allontanato dal suo paese. Tanto che nelle interviste il sindaco ha dichiarato di dormire in macchina. Moltissime sono state le richieste di accoglienza da diversi personaggi importanti dello scenario italiano, come addirittura lo avevano ospitato nella dimora che era una volta di Peppino Impastato, dal sindaco di Napoli, se non erro, solidarietà anche da parte del sindaco di Milano, di cui è stato ospite qualche giorno fa, Domenica scorsa, sì. domenica scorsa. È stato anche ospite al tempo che fa, una Di trasmissione Fabio Fazio. condotta da Fabio Fazio, in cui il sindaco, diciamo che ha parlato poco della vicenda giudiziaria, ma ha spiegato molto il modello Riace, di cui lui, cioè, si è fatto promotore come caso originale, forse in tutto il mondo, Sì, cioè sì. originale nel senso proprio per la prima volta, in cui la comunità
del posto si integrava e accoglieva realmente gli immigrati, creando addirittura, cioè rendendo Riace un'oasi di intercultura. Infatti il problema di Riace, a cui Mimmo ha fatto, diciamo, tra virgolette, ha fatto fronte, era addirittura l'allontanamento, l'abbandono del voto, che andava man mano spopolandosi, quindi proprio una riduzione. In questo modo l'ha reso vivibile, abitabile. E l'ha ripopolato, sì. L'ha proprio ripopolato, perché c'era proprio un problema di mancanza di risorse umane, come dicevi tu, anche per alcuni mestieri che ormai nessuno voleva più fare, quindi, ma anche proprio il borgo interno, la parte, dicevi, Riace Alta, c'erano un sacco di case abbandonate, che infatti gli immigrati non sono stati messi né in case di accoglienza né in degli SPRAR, ma andavano proprio a ripopolare queste case abbandonate. Un altro, come dire, tratto caratteristico del modello Riace è divenuto, e qui appunto viene fuori la figura risolutrice di Mimmo, dove appunto nel problema dei ritardi dei fondi per i migranti lui è riuscito a far fronte inventando una moneta virtuale che è andata avanti per 5 anni. Questo ha sicuramente creato, sotto il punto di vista economico-finanziario, un equilibrio precario, però è riuscito, insomma, ad andare avanti. Cioè, questa moneta era riutilizzabile solo nel paese, con una sorta di scambio. Questo comunque è un altro punto preso in esame dalla procura, e alludono a una mancata rendicontazione di tutti i fondi che sono arrivati e di questo nuovo, diciamo, sistema monetario che lui, virtuale, che lui aveva, diciamo, inventato. Poi diciamo che gli immigrati erano ben accolti dalla da quel poco di popolazione che era rimasta, diciamo, a Riace. Alcuni non li vedono di buon occhio, ma la maggior parte, diciamo, li aveva ben accolti. Sì, no, erano molto, molto integrati. E quindi, oltre alla mancata, quindi la mancata rendicontazione, parliamo del 16 ottobre, quando il Tribunale del Riesame, appunto, ha ordinato a Mimmo la revoca degli arresti domiciliari e il divieto di dimora, mentre la compagna etiope del sindaco resta a Riace con l'obbligo di firma. Quello che ci viene da dire è che, diciamo, l'opinione pubblica anche in questo caso si è molto divisa, sì, soprattutto per come sta andando, ma soprattutto per come si sta dividendo anche la visione politica. Diciamo che incide parecchio. Domenico Riace è stato arrestato gli stessi giorni in cui usciva il decreto sicurezza, che quindi metteva un fortissimo freno. Si può anche dire che è stata una decisione quasi politica il divieto di dimora a Riace. Possiamo anche sbilanciarci dicendo questo, secondo me. Non riesco a capire sinceramente il divieto di dimora a che cosa era finalizzato, quale obiettivo, vietare di avere altri contatti con i riacesi, riuscire a inquinare delle prove che potevano, cioè, sinceramente non lo so, questo allontanamento dal paese. Non so sinceramente come obiettivo cosa potesse avere questo allontanamento. Non hanno ben specificato a cosa sia dovuto. Noi attendiamo commenti, interazioni, sempre nel pieno rispetto della persona e del fatto che lo riguarda, diciamo, senza trascendere, per il rispetto, insomma, in generale di tutti, perché in questa vicenda sono coinvolti anche delle persone di nazionalità non italiana, quindi nel senso, sempre nel rispetto di, uno può anche esprimere il suo dissenso, però sempre, insomma, rispettando. Come mi è capitato di leggere qualche commento senza offendere, rivolto alla sorella di, per tornare un po' al vecchio argomento di Stefano Cucchi, dove qualcuno non la vede, diciamo, di buon occhio. Sì, anche io ho letto diversi commenti dove hanno detto che sta facendo i soldi su sta vicenda, è approfittatrice, quando doveva aiutare il fratello
al suo tempo, quando, nel senso, quando aveva problemi di tossicodipendenza, l'ha abbandonato, adesso invece difende il fratello. E quindi sì, l'opinione pubblica c'ha sempre, poi se qualcuno dice quello che potete non essere d'accordo, però rispettate quantomeno l'essere umano. Con questo vi salutiamo, alla prossima puntata. Grazie, arrivederci. Ciao.